Nasce da un seme che ho ripreso nel film, e questo seme è una canzone che si chiama Non ho che te. Quella canzone era una canzone che mi sono ritrovato a cantare in prima persona, ed è la storia di una persona che perde il proprio posto di lavoro, per l'appunto, essendo una persona di mezza età. Non trova modo, ovviamente, o difficilmente trova modo di averne un altro. E quella storia poi ha generato Made in Italy, e in Made in Italy non c'è questa parte nell'album, nel concept album. E quindi, fortunatamente, nel film ho ripreso dentro anche la canzone, suonandola in acustico invece che in elettrico, come era originariamente. Perché mi piaceva anche poter raccontare questa cosa, che non è un'analisi sociale, è un'analisi specifica di come una persona, come Rico, nel momento in cui perde il posto di lavoro, perde un proprio senso profondo di identità. Non è solo un discorso di non essere più utili in casa con lo stipendio, è un discorso che ha a fare con chi sei, con quanto fragile diventi nel momento in cui perdi quel tipo di certezza, un discorso sulla propria utilità sociale probabilmente, un discorso su come riempire le tue giornate. Questa cosa qua mi piaceva che in qualche modo portasse ad una crisi, una seconda crisi così profonda come quella che vive Rico, per l'appunto. Però, come vedi, c'è sempre stato un tentativo di essere i più specifici possibili, perché io ricordo che con Radio Freccia, magari non tutti l'hanno notato, io mettevo moltissimo la macchina a picco in modo che schiacciassi i personaggi sul suolo per ricordare che siamo a Correggio, guardate, siamo negli anni 70, guardate, stiamo seguendo la storia di una persona e di un gruppo di amici, che è un po' quello che succede anche qui, no? Altre volte mettevo la macchina a terra ancora una volta per far sentire la specificità del terreno, del paese di cui raccontavamo. Quindi la storia di uno solo. L'aggettivo più usato nel raccontare Radio Freccia è ritratto generazionale. Allora, io continuo a essere interessato in storie specifiche che non per forza raccontano la storia di tutti, però se in altri si riconoscono è chiaro che uno dice che l'opera di fantasia in quel caso ha funzionato.